L'era della potenza, l'era evolutiva dell'umanità di cui parlavano i Rosa Croce, non è identificabile con il periodo dell'espansione dell'io per eccellenza? No, perché rapportata all'evoluzione degli individui che la vivevano, l'era rappresenta invece una forma di vita che li elevava, perché indicava un merito, un'affermazione di se stessi sopra la tepidezza, la bulia, l'animalità dell'uomo che non desidera superare se stesso e vive solo di istinti e alla giornata.